Sono numeri devastanti quelli che oggi la Filca siciliana porta sulla crisi delle costruzioni in Sicilia. Sì, il settore delle costruzioni negli ultimi 5 anni, da quando è iniziata la vera crisi, ha perso 370 milioni di euro di massa salari, quasi 100.000 lavoratori sono rimasti senza lavoro. E non si vede spiraglio perché questi numeri possono essere sovvertiti, anche perché siamo solo noi a lottare contro la burocrazia e la politica che non riesce a far uscire il più grande settore industriale siciliano da questa crisi. Lei ha parlato nella reazione di programmazione, di mancata programmazione da parte della politica. Sì, mancata programmazione, perché la politica ancora riesce a fare piani come lo sblocca Italia, il piano sud di Del Rio, il piano per la Sicilia di Crocetta, miliardi di euro enunciati ma che non diventano mai cantieri. Prendiamo ad esempio il primo, lo sblocca Italia, dove c'era presente il raddoppio della ferrovia Palermo-Catania-Messina. Doveva partire a ottobre, ma in realtà non si hanno ancora notizie sul progetto esecutivo e sui finanziamenti dell'opera.